Eccoci qua, della serie La vita del maker, al tempo del Covid. Questo è un tosaerba, io spesso nel video lo chiamerò decespugliatore, ma non è giusto. Un tosaerba a filo unico da 1,5, motore elettrico, Black & Decker, a batteria. Questi hanno, io ho comprato questo in luogo di un decespugliatore normale, perché devo tagliare solo l'erba, e chiaramente ci sono dei limiti. La batteria non dura tantissimo e chiaramente dura poco anche il filo e non è che posso tagliare chissà che, però comunque sì, a me va abbastanza bene. L'unico problema è la batteria, si scarica subito. Ora, il video nasce sicuramente durante la riparazione di questo, perché l'ho rotto io, però nasce con uno scopo ben preciso, cioè quello di recuperare, di riciclare uno di questi per tutti quelli che lo hanno abbandonato in garage dopo la fine della batteria. Perché? Perché le batterie costano tantissimo, costa più addirittura del metto un minetto un po' più alto. Una batteria costa addirittura più del decespugliatore stesso. E in realtà carica batteria, sì. Bip. Sto serva. Batte la pompa come al solito. È una cosa che purtroppo succede spesso con tutti gli strumenti che adesso utilizziamo a batteria, per esempio questo bel avvitatore MACTEC, che è la serie economica della Makita, se non vado errato. Questo praticamente giace qui sul mio bancone, ma è inutilizzabile perché la batteria è andata. Se vado a comprare questa batteria, conviene comprare un nuovo avvitatore. Tant'è vero che con la metà del prezzo della batteria, nemmeno originale, per cambiarla lì, io sono andato a Lido e ho comprato un nuovo avvitatore della Parkside. Siamo nell'epoca del consumismo, del compra sempre di nuovo e quello che c'è poi dura poco e poi lo butti. Le batterie sono tanto belle, sono tanto comode, però purtroppo non durano tanto e la carica giustamente non dura tantissimo. Ed è una vera noia. Questi strumenti dovrebbero essere forniti con più batterie, ma se venissero forniti con più batterie costerebbero talmente tanto, sono tutte cose da non professionali e quindi sono veramente cose usa e getta. Allora, ripeto, questo video nasce per recuperare praticamente, per riciclare un taglierba di questo tipo per chi praticamente non ha tutte le batterie bruciate, finite e visto che una batteria di queste qui costa, mi sembra, se non ricordo male, sui 140 euro e decespugliatore tipo 150, cioè c'è una differenza ridicola tra decespugliatore, e ripeto ancora decespugliatore, tagliaerba e la batteria. Quindi molti magari una volta che è finita la batteria questo lo buttano lì da una parte, per quelli che lo buttano da una parte nel garage, purtroppo c'è poi chi questi cosi li abbandona in giro. E quindi se magari capitate in giro e ne trovate uno, sapete che seguendo il video che viene dietro potete recuperarlo. Una nota: se voi lo trovate in un cassonetto, vicino al cassonetto, che malauguratamente qualche criminale lo ha abbandonato lì invece di portarlo nel RAE, sappiate una cosa ben precisa: se qualcuno, le forze dell'ordine, vi vedono vicino al cassonetto che prendete un RAE, tipo che so un forno a microonde con cui ci si fanno tante cose, eccetera, eccetera, e ve lo portate via, attenzione che in quel caso diventa furto. Furto alla società locale che gestisce i rifiuti. Attenzione, purtroppo, eh? Non sto scherzando, è una cosa reale. E se ci andate a spasso, pure peggio. Quindi, se lo vedete in un cassonetto lì, bestemmiate quanto volete da cittadini perché c'è un criminale che l'ha abbandonato là invece di portarlo al deposito RAE. Ma pensateci su 2, 3, anche 10 volte a portarlo via, perché spesso poi nelle isole ci sono anche le telecamere e vi possono pure prendere. Quindi pensateci bene, pensateci molto bene. Forse non ne vale la pena. Ok, adesso andiamo a vedere tutta la storia di questo taglierba, che comunque sia, ripeto, l'ho rotto io
perché stufo del fatto che durava poco la batteria, ho detto adesso devo trovare un qualche sistema. Ci ho attaccato un alimentatore a 12 volts, ma l'ha bruciato. Ha bruciato il regolatore, questo cosino qui che sta dentro. Per fortuna il motorino è a corrente continua, a spazzole, non è un brushless, quindi questo è tra virgolette inutile. E ho potuto bypassarlo. Lo vedrete nel video. Appresso. Ok, oggi parliamo di un danno, bel danno, un danno non di poco conto, perché questo è un decespugliatore, scusate, un taglierba Black & Decker a batteria, funziona con batterie da 36 volts, da 2 ampere ora, abbastanza poco. Il prodotto funziona molto bene, se non altro per il problema che chiaramente la batteria dura pochissimo. Quindi dopo aver tagliato 10-15 metri quadrati di, diciamo, non di prato, ma di erba un po' altina, parlo di erba chiaramente, bisogna ricominciare a caricare la batteria. Siccome la batteria costa praticamente uguale al decespugliatore nuovo, costa circa 150 € tutto il decespugliatore, la batteria mi sembra che costi sui 130-140 €, quindi momenti conviene comprare un altro decespugliatore, continuo a dire decespugliatore quando dovrei dire bordatore o tagliaerba, e decespugliatore è un'altra cosa. Insomma, niente, io stamattina ho provato a mettere al posto del più e del meno qui all'attacco tra batteria 12 volts per vedere se girava, e ho visto che girava molto piano. Poi ha preso fuoco tutto e si è bruciato. Qui dentro, che io già ho rimosso tutto tra una bestemmia e l'altra, c'è il blocco del controller. Eccolo qua. Qui è praticamente l'attacco della batteria, dove dentro ci sono qui i due contatti laterali, sono proprio quelli della batteria, dove arriva proprio la tensione vera e propria. Poi qui in mezzo ci sono altri due contatti che servono per evidenziare la presenza praticamente della batteria stessa. Questo è il potenziometro del regolatore, questo è il grilletto, l'interruttore del grilletto, e qui praticamente questo filo non riuscivo a staccarlo, si è stroncato. Ecco qua, questo pure a futura memoria, se magari troverò un'altra volta questo regolatore. Da qui escono i fili che vanno poi al motore. Ora, in questa fase ignoro completamente che tipologia di motore ci sia laggiù in fondo. Io mi auguro che ci sia un motore a spazzole classico, ma ho paura che ci sia un motore brushless e che non mi permetterà di andare avanti la modifica che ho in mente di fare, perché questo decespugliatore ha un regolatore praticamente, che è quello che abbiamo visto, che permette di lavorare in modalità eco, durata massima della batteria, e turbo. Oh, io lo usavo sempre in turbo perché in eco fa veramente poco, quindi alla fin fine la prova mia quale sarà? Siccome non vale la pena metterlo a posto questo, il costo è davvero ridicolo, mi vado a comprare uno col motore a scoppio, anche se li odio, andrò a comprarmi uno col motore a scoppio. L'idea è quella di bypassare completamente il regolatore, quindi arrivare dalla corrente, prendere la corrente direttamente dalla batteria e mandarla direttamente a questi che sono i connettori del motore. Vediamo se riuscirò a far mettere in moto il motore utilizzando solo e esclusivamente la batteria. Chissà. Allora, ho tolto il connettore da quello che praticamente sta qui. Ops, ecco il dito. Qui è il connettore. Lo introduco con i due coccodrilli. Ho fatto due cavetti così attaccati al volo per vedere se funziona il motore. E assolutamente sì, funziona. Quindi possiamo fare questa modifica. Posso procedere alla modifica. Questo è il verso giusto, praticamente. Ho trovato il più e il meno per avere la giusta rotazione della testina. Cosa importante, perché questa qui automaticamente srotola il filo, quindi il modo di girare è importantissimo. E nella fattispecie devi girare così, come peraltro è indicato. Non si vede più, ma si vede qui dalla freccia.
Ora il passo successivo sarà quello di vedere come funziona questo interruttore e ci avvarremo di un tester ovviamente. Un puntale lo mettiamo qui. Uno lo mettiamo qui, dovrebbero essere sti due. Esatto. Quindi sono questi due esterni. Allora, questa è la manopolina. Mi andiamo a togliere questa qui, oramai non ha più senso, ma la dobbiamo rimontare perché sennò ci rimane il buco. Andiamo a togliere questo qui e via. Diventerà una rotellina che gira, ma completamente inutile perché non c'è più potenziometro. Adesso qui dove andava a finire praticamente sul controller, sul regolatore di velocità, niente, tolto per metterci, penso un mammut. Oh, qui è praticamente dove va a finire l'interruttore. È caduto a terra. Ecco qua. Premere qui sulla sicurezza e clac 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 clac, scusate, non si vede. Ecco qua. Io penso che toglierò sto coso. Per carità, è una sicurezza, è tutto quello che vogliamo. Però quando si lavora è veramente fastidioso. E ne approfitto, forse lo tolgo. O lo modifico in maniera tale che rimane, ma perde la sua funzionalità. Perché comunque devo attappare tutti i buchi. Non devo lasciare buchi aperti perché sennò quando lo strumento è fermo, entrano dentro magari gli animali e ci fanno un nido, tipo le vespe, quindi comunque sia tutti i buchi devono essere occlusi. Questo è anche una molla di ritorno, quindi adesso magari limo quello che fa fare il blocco, lo vediamo, se lo posso fare, se no lo lascio. Vedremo poi andando avanti con il video, che lo sto facendo così a ruota libera, come va a finire. Ecco qua, questa è la parte che blocca. Vedete che entrano dentro gli animali, non so se si vede, scusate, ecco qua, vedete come entrano gli animali? Quindi è giusto comunque limitare il più possibile, questi sono animali molto piccoli e va bene, ma bisogna limitare il più possibile il fatto che ci possa entrare dentro tipo le vespe e farci il nido. Quindi questa parte qua la togliamo in maniera tale che questo lo lasciamo dentro. Vediamo un po' dietro, c'è pure una molla, scusate, ecco, non becco male la telecamera. La molla che permette la modifica sta sul filo. Penso bisognerà intervenire con la seghetta. Tagliato. Ecco, si è libero. Questo sta sempre qua, ma è sempre libero questo. Ok. Adesso il fanstone più piccolo è il positivo. Io provo a tagliarlo così e vedere se riesco a metterlo dentro il fanstone, al mammut. Io ci provo, non so se ci riuscirò, ma voi intanto state lì tranquilli e mi aspettate un attimo. Questo video diventa un po' lunghetto, ma tanto vi importa. State a casa come me. Allora, ci proviamo, eh. Purtroppo diciamo che no, non prende. Quindi tagliare. Per non sbagliarmi in futuro, visto che ci dovessi mettere le mani, ho
questo vecchio termorestringente ci metto, in maniera tale che mi ricorderò qual è il positivo, perché poi la prossima volta ci rimetterò le mani, se risuccede, molto probabile, non mi ricorderò sicuramente. Bella avvolgitina mammutta, ovviamente in Black & Decker non saranno per niente contenti di questo video, però questa è la fine che potrebbe fare praticamente il decespugliatore a qualcuno che ha le batterie esauste, che oramai praticamente magari ce l'ha lì buttato da una parte. Infatti lo scopo più che altro è quello di riciclare uno di questi decespugliatori, io continuo a chiamarlo decespugliatore anche se è sbagliato, di questi tagliaerba, che probabilmente molta gente ha lì buttata da una parte del garage e non lo sa più perché la batteria è esausta, perché la batteria, diciamocelo, dura abbastanza poco, il costo è notevolmente elevato, quindi non conviene. Appunto c'è gente, io quando ho comprato questo ho visto gente che praticamente ne ha comprati due per avere due batterie. Ecco qua, abbiamo messo il mammut. Ora, questo è positivo, lo andiamo a mettere qui. Rumori di fondo. Purtroppo col mantenimento delle distanze bisogna parlare con i vicini da lontano e si strilla. Non so se vi sentite il sottofondo. Oh, qui praticamente diciamo avrei quasi finito. Adesso di spazio qui dentro ne ho, perché tanto c'è tutto lo spazio che avanza lo spazio recuperato praticamente dalla mancanza del regolatore. Oh, qui si lavora con tensioni di batteria, quindi non sono pericolose, però quando si lavora con la corrente c'è sempre da dire che bisogna essere esperti, quindi uno magari lo guarda pure sto video, ma se uno non è esperto deve lasciare perdere. Poi noi viviamo nell'epoca delle, oltre che del consumismo sfrenato dove si butta tutto, viviamo anche nell'epoca delle ipercertificazioni eccetera eccetera, delle normative esasperate. Poi sta roba la fanno in posti dove le normative di sicurezza non le rispettano nemmeno lontanamente. Ecco qua, questo serve, appunto, ripeto, questo video serve per non buttare via una cosa che comunque sia abbiamo pagato salata e non è il caso di buttarla. Questa la mettiamo qui, la rotellina dove abbiamo tolto la voce turbo. Ci dovremmo essere quasi. Io direi che proverei a fare una piccola specie di collaudo. Dunque, prima di tutto lo rimetto qui. Purtroppo non so cosa sta riprendendo il mio telefono. Allora, questo è il più. Pardon, questo è il meno e questo è il più. Devo andare a vedere che gira giusto, Perfetto. Gira giusto. Allora, questi oramai non servono più. Questo è un controllo che fa per vedere se la batteria c'è, per impedire che qualcuno lo potesse alimentare direttamente da questi. Pensate un po',
Che geni, che genioni. In effetti è giusto, perché non tutti hanno la capacità di poter fare queste cose, quindi è bene limitare al massimo i danni. Quindi noi siamo quasi pronti per chiuderlo. Mettiamo dentro bene i cavi, quantomeno ci proviamo. Sottofondo si sta discutendo della riapertura tra impiegate del 4 maggio. Del 4 maggio. Ok, chissà quando guarderete questi video, tra qualche anno, quando spero questo incubo del Covid sarà finito. Ma ora provo a richiuderle. Adesso qui c'è davvero, c'è da adesso vi chiudo un attimo, perché la chiusura sarà drammatica. Queste cose per richiuderle sono generalmente un incubo, però forse ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, zitti zitti, ce l'ho fatta. Mettiamo una vite qui. E mettiamo la vite qua giù. L'ho rimontato. Ho messo la batteria, vediamo se funziona. Ora gira più di quanto girava prima. Adesso andiamo a provare al taglio vero e proprio. Funziona, avete visto? Addirittura gira più veloce, perché non c'è più il regolatore, eh? Gira al massimo, e quindi la forza è notevolmente maggiore. Girando al massimo è ovvio che bisogna fare attenzione che il motorino si surriscalda. È come se avessimo fatto un overclock, no? Qualcosa del genere, abbiamo modificato, truccato, e quindi dobbiamo stare attenti. Ricordate sempre che qualsiasi manomissione in un elettrodomestico, questo alla fine è un elettrodomestico, comporta la decadenza della garanzia, e questo è il primo punto. Altro punto importante è che sono modifiche su cose elettriche, anche se questa è una batteria, non si rischia tanto, non si rischia anzi assolutamente, però comunque sia, qualsiasi cosa elettrica deve essere maneggiata da chi l'elettricità la conosce. Ah, fattispecie, io sono un perito industriale, quindi di questi problemi non ne ho davvero, però bisogna stare sempre attenti.
Anche perché le batterie al litio, se scoppiano, non è, se facciamo un cortocircuito, le batterie possono anche scoppiare, lo sappiamo, e quindi è un po' pericoloso. E per il resto, appunto, ripeto, questo video è nato per l'esigenza di recuperare, per chi ha uno di questi attrezzi in garage, non ha voglia di ricomprare le batterie, lo tiene lì abbandonato, oggi sa che lo può riutilizzare. Chiaramente toglie la batteria e ci attacca direttamente una tensione. E la tensione che serve, probabilmente farò un altro video a seguire, dove costruirò un alimentatore. Questa batteria è da 36 volt, quindi noi dovremmo fare un alimentatore massimo assolutamente da 36 volt, forse meglio 33, visto che stiamo andando a manetta. Tutto qua, vi saluto tutti e che il Covid finisca presto.